Rieccoci ragazzi, installazione pasticche freno. Non mi dite di chiamarle pastiglie perché non stiamo in farmacia. Una cosa strabiliante, ho dato un'occhiata veloce, per mettere queste qui ci vogliono davvero 30 secondi. Userò la chiave dinamometrica perché indagando ho visto che la coppia di serraggio delle viti che tengono, bulloni che tengono la pinza, le pinze anteriori è 30 newton e quindi posso usare questa. E per le posteriori idem, con una piccola differenza, perché le posteriori hanno anche il pernino che tiene le pasticche. Comunque ci servirà una 8 per le posteriori insieme ad una 12 e 14 per le posteriori, tre chiavi, anteriore solamente 14. Vediamo adesso perché ho scelto queste qui, le Nissin, proprio perché, come voi vedrete ora in maniera completamente inaspettata, io ora ho compiuto, ho percorso 13.500 km facendo il tagliando un pochino in ritardo e ancora ho su le pasticche originali. È pazzesco perché mediamente io con le Brembo, anche quelle particolarmente performanti, ho sempre percorso 7.000 km, 8.000. Ora vediamo a che livello sono arrivate con 13.500 km, anche a me desta molta curiosità. Spero si riesca a vedere. Qui abbiamo, giro un pochino, qui una 14, qui una 14. 1, 2, eccola qua. Ovviamente ragazzi vi farò vedere soltanto una perché l'altra insomma identica, quindi 2 più 2 uguale 3, come voi sapete. Abbiamo notato che quando hanno messo questi prigionieri hanno anche applicato un freno a filetti. Mi sembra di durezza media a occhio, non mi sembra di quelli cementifici. Però mi vado a mettere i guanti, raga, scusate, non ce la posso fare. Ok, sfiliamo la pinza freno e diamo un'occhiata attenta all'usura di queste pasticche. Innanzitutto vi faccio notare come il consumo è perfettamente simmetrico, quasi perfettamente simmetrico. Qua c'è un pelinino di più di consumo, rientra nell'ordinario. Prima di sfilare queste, ricordiamoci di aprire i quattro pistoncini in questa maniera, in modo che quando andrò a reinfilare quelle nuove avrò spazio per mettere il disco qua dentro, perché quelle nuove sono più spesse e se no non c'entrerà e sarà da rismontare tutto. Quindi alla battuta massima ci siamo. Adesso la cosa curiosa di questo sistema, a differenza dell'Integra, è che queste pasticche non hanno i prigionieri che le tengono. Sempre a differenza dell'Integra, non hanno fori per i prigionieri, quindi mi chiedo se dovrebbero sganciare. Allora sì, esatto, facendo un piccolo tac si sganciano in questo modo e quindi così possiamo notare che la pasticca innanzitutto è identica, meno male, e il modo in cui si va a posizionare è semplicemente per appoggio. Questa è una copertura che serve per ragioni di temperatura, va ad isolare e quindi cerca di consentire una dispersione termica, almeno deduco. Comunque la cosa strabiliante, ragazzi, io vi faccio vedere il mio contachilometri, che questa cavolo di pasticca ha 13.500 km dentro Roma. Cioè è una cosa a cui io non credo. È vero che è una guida tranquilla, però santo cielo, qua ci facevano altri 5.000 km. Cioè, voglio dire, guardate quella nuova. Ma quasi quasi mi viene da rimetterla. Anche perché, insomma, il set di pasticche costa 112 euro. Ma non me la sarei mai aspettato, sinceramente, ve lo dico. Andiamo a rimuovere il coperchino protettivo delicatamente. Controlliamo come era posizionato in modo da rimetterlo nello stesso identico modo, in questo modo che vada rimesso. Sì, sì, proprio così. Prima di mettere questo vorrei confrontare queste pasticche e devo dirvi che però non hanno gli stessi identici codici. Quella è una 0917, ma chissà se... Allora, a me mi sembrano proprio identiche comunque, eh? Nissin sintetizzate. Bah, io la vado a mettere. Andiamo a vedere quest'altra, dovrebbe essere identico il meccanismo.
di smontaggio, così. Ok, questa è un po' più andata invece. Ogni pasticca ha questa copertura. Vedo che ha le alette. Vediamo se mettendola come era prima ci va o non ci va. Ah, ok, noto che quella piattina lì premendo è elastica, quindi va un pochino giù e un pochino su, quindi io faccio altro che appoggiarla parallelamente un po' più in alto. Ok, premo e la vado ad infilare dentro così. Questa qua dovrebbe essere stata posizionata correttamente, sperando che tutto sia a fuoco, altrimenti quando io riguardo il video devo prendere il calendario e farmi tutto il giro dei santi, anche se sono un credente. Quindi così. Ok, nell'integra queste qui erano di ceramica, andiamo a mettere anche questa nello stesso modo in cui abbiamo messo l'altra. Andiamo giù, vedete, ora c'è un po' di spazio perché ho abbassato al massimo la pasticca. Ovviamente se non l'avessi abbassata al massimo dovrò evitare di usare il cacciavite sulla pasticca nuova e userò le mie ditine. Ora andiamo qua, vediamo questo come deve andare messo, così. Ok, avvicino, ora vedo che ho lo spazio che mi serviva per entrare, quindi una parte si è infilata, l'altra anche. Ora ovviamente qui cercherò di avere la delicatezza massima nell'appoggiarla nella parte alta. Mi pare che il tutto sia avvenuto correttamente, sono sinterizzate, speriamo che facciano gli stessi chilometri di queste qua. Ora proviamo a richiudere il tutto e serrare. Ok, più semplice di così se muore. Bullone 2, le prime avvitate le do sempre con la mano per stare tranquillo, non rimetto nessun freno a filetti perché tutto sommato ci si può stare. Regolo la chiave dinamometrica ai 30 newton, 30, così. Appena sento il tic mi devo fermare, speriamo che gli uccelli non diano fastidio. Eccolo, installate le pasticche freno anteriori, ora sono molto aperte rispetto al disco. Procederò a fare lo stesso identico lavoro nell'altra pinza, che non vi mostro per ovvie ragioni di rompimento di palle. Quando sarà tutto installato vi farò vedere come ovviamente ripompare la situation. Così per completezza vi mostro quelle pasticche dell'altra pinza che ho appena smontato, che sempre con 13.500 km mostrano però un consumo un pochino maggiore. Sarà un discorso di diversa distribuzione di pesi durante la frenata, non lo so, però per fare in modo che raggiungano la piena efficienza ovviamente dovrò pompare lentamente. Pompare è un termine molto opinabile, comunque fare quello che vedete finché sostanzialmente il freno non raggiunge la sua corsa ideale. 12, 14 e 8. 1, 2, 3, ecco qua. Ok, cioè guardate gli spazi, cioè qui c'è un millimetro per far passare la pinza una volta smontata. Queste escono come l'integra. Poniamo attenzione a questa piattina che è appoggiata e ce la potremo perdere durante il lavoro, quindi occhio. No vabbè, non è possibile, ma sono 9 ste pasticche, che palle. Oh vabbè, che devo fare? Ho preso, ho smontato, ora che devo fare? Devo rimettere tutto? No, ci sto e me le cambio. Vaffan bene, va. Ah, ovviamente qui uso questa, ragazzi, perché sta vitrella qua impanata su queste pizze con la dinamometrica che non conosco la coppia di serraggio mi fa anche un pochino paura. Questa cosa la potevo fare prima in realtà, anziché adesso, quando era appoggiata questa sui prigionieri, perché adesso fatico di più a svitarla e rischio di far danni, cioè ad esempio tra i vari danni rigare questo. Ah, che palle, oh.
Questo è bello della diretta, ragazzi, quindi niente, mi tocca rimettere un'altra volta il prigioniero qua per bloccare. Quindi regola, prima di allentare questo e quell'altro, svitare questo. Palle infinite, guarda, ti rovini la filettatura. Vabbè, proviamo. Ok, esattamente come l'integra, fotocopia. E guardate qua, non è possibile, manco sono sintetizzate queste. Ah, ok, ok, queste hanno un po' più di ciccia, adesso è un po' più chiaro. Mazza quante ne hanno fatte belle cicciotte queste pasticche, eh? Scusate che ho un po' d'allergia stagionale che sta iniziando. Questo è appunto con la copertura della pasticca. Già qua mi sembra una copertura diversa delle altre anteriori. I codici pure qui non sono identici, c'è un Nissin con delle codicistiche differenti. Io mi stupisco perché non vorrei che loro nelle originali che ti danno di serie, che poi sono quelle che ti vanno a rimontare secondo me alla Honda nei canali ufficiali, sono identiche, so quelle magiche che ci fai veramente tanti chilometri e poi quando vai a mettere quest'altre che so comunque Nissin, so comunque, non lo so. Comunque raga, 13.500 è incredibile a questo chilometraggio dentro Roma. Ora vedremo con queste quanti ne farò e sapremo far confronto. Rimessa la piastrina, rimetto il perno, ora lo appoggio soltanto. Abbiamo già creato qui uno spazietto avendo fatto ritrarre il pistone ed è entrato tutto. Qui riprendo il grassetto suo perché secondo me era utile e lo rimetto dentro. Faccio attenzione a quella piastrina lì, che in pratica è la piastrina della battuta delle pasticche. Infatti non è entrata adesso. Oh, mi stava cascando la fotocamera, danni seri. Ragazzi, io non posso farvelo vedere, però prima di tirare i due prigionieri, questi due, questo e questo, dovete buttare un occhio qui dentro e esservi assicurati che queste pasticche, lo vedete perché il colore è blu, la parte di qua che sto vedendo io, siano esattamente abbattute in quella piastrina lì che abbiamo visto prima. E siamo a 32 newton. Ora manca questo, che lo sererò a newton mano. Non venitemi a dire, vi prego, che ho buttato 100 euro di pasticche. Però non mi sarei mai creso, non mi sarei mai creso una cosa del genere. O hanno cambiato qualche cosa, qualche mescola, qualche spessore, ma siamo stato qui fa 20.000 km con le pasticche guidate con un certo criterio. Va bene, abbiamo fatto un po' tutto fino adesso, olio, filtro frizione, cambio olio, pasticche anteriori, pasticche posteriori, non resta che occuparci della catena. È un lavoraccio quello della catena, però bisogna fare anche quello.